Quanto è diffuso questo fenomeno sul territorio e soprattutto è in crescita secondo lei? C'è un'incidenza sicuramente maggiore rispetto al passato, dovuto anche sicuramente alla stagione estiva dove molti anziani permangono all'interno delle abitazioni. Quattro semplici consigli da dare. Sicuramente quello di non aprire con facilità la porta della propria abitazione, quello di chiamare i carabinieri, il 112, anche se si ha un dubbio sull'identificazione di chi può suonare il campanello di casa, rispondere al telefono con diffidenza e diffidare di chiunque indossi anche delle uniforme ma senza avere con sé un tesserino o giunga con delle macchine senza le scritte carabinieri o polizia. E le vengono in mente degli episodi, qualcosa di particolare per poter mettere in guardia insomma le persone? Tante volte vengono chiamati gli anziani dicendo che il proprio figlio ha subito un incidente autostradale, che non ha riportato ferite, quindi li tranquillizzano, però dicono loro che aveva qualche problema con l'assicurazione e quindi loro dovrebbero pagare un corrispettivo per liberarli da questo disagio, e quindi inducono l'anziano a farsi dare una somma di denaro. Parlava prima del dubbio. Anche con un dubbio chiamare, spesso c'è un po' la preoccupazione di dire disturbiamo le forze dell'ordine, non chiamo l'112, invece che cosa consiglia lei? Consiglio sempre di chiamare, assolutamente, non è mai un disturbo, noi rispondiamo 24 ore su 24 e quindi possiamo anche inviare sul posto una pattuglia dei carabinieri. Come comando, come siete organizzati per riuscire ad affrontare queste chiamate e quindi queste situazioni? Allora, noi cerchiamo di svolgere un'attività anche preventiva oltre che quella repressiva, quindi disponiamo di delle pattuglie dislocate sul territorio in maniera ovviamente strategica, sia su veicoli che a piedate, quindi possono anche controllare tutta la parte del centro città.